Buonasera a tutti. Aspettiamo qualche minuto, giusto per dare il tempo a tutti di collegarsi. Siamo oltre 200 per il momento. Inizio a magari a dare un minimo, a rinnovare un attimo il contesto. Innanzitutto, buonasera a tutti, bentrovati. Questo è il secondo webinar che facciamo relativo alla crescita delle imprese, consulenza e finanza finalizzata proprio alla crescita delle imprese. Il ciclo ha inaugurato la piattaforma digitale di Bipper Banca, che ovviamente non tratterà solo di finanza ma temi molto diversi tra di loro. Questi primi tre webinar appunto sono finalizzati a parlarvi della crescita delle imprese. Abbiamo iniziato qualche settimana fa con un primo momento dove abbiamo parlato di consulenza nell'ambito di operazioni straordinarie. Oggi parliamo di come si può coprire un'acquisizione, supportare finanziariamente un'operazione di acquisizione lato debito. Ci concentreremo sulle operazioni leverage buyout in particolare. Nel prossimo evento del 18 di febbraio tratteremo il tema del supporto finanziario alle operazioni di acquisizione di crescita per linee esterne mediante ricorso al mercato dei capitali. Parleremo in particolare delle quotazioni all'EIM che, come dicevo già la volta scorsa, permettono un accesso al mercato dei capitali più facilitato rispetto ad altri segmenti di mercato. Venendo all'evento di oggi, adesso direi che partiamo proprio sul seminario, dato che abbiamo la gran parte degli ospiti collegati. Venendo al seminario di oggi, come dicevo, parliamo di acquisizioni d'azienda, come si possono supportare lato banca con operazioni di finanza strutturata. In particolare avremo la presentazione del dottor Michele Fracassini, responsabile della finanza d'impresa ed acquisition finance di Bipper Banca. Dopo di lui avremo un ospite, il dottor Angelo Mastandrea, che è partner del fondo IGI. Vi spiego anche come mai abbiamo deciso di avere come ospite un partner di un fondo. Delle slide, poi io direi magari alla regia di togliere gentilmente la copertina, grazie. Regia, no, possiamo togliere un attimo le slide, per favore, grazie. Sono i rischi della diretta. Allora, dicevo, abbiamo deciso di partire, di avere come ospite, diversamente dall'altra volta, abbiamo avuto due esponenti di una società che hanno realizzato anche con il nostro supporto un'operazione straordinaria. Abbiamo deciso di avere un fondo di private equity, con cui tanto noi collaboriamo molto, poiché, come vedremo nelle slide che vi faremo vedere più avanti, il mercato delle acquisizioni vede come protagonisti sempre più importanti, soprattutto in questi primi mesi dell'anno, ma anche nell'ultima parte del 2020, i fondi di private equity come prestatori di capitali. Ci concentriamo quindi sulle operazioni realizzate anche dei private equity. Faremo, dopo aver presentato in generale le operazioni di finanza strutturata, di acquisition finance, parleremo proprio di leverage buyout, che è una declinazione, una modalità di realizzare delle operazioni di acquisizione utilizzando delle strutture che vanno di fatto a far leva sulla capacità di una società target di creare flussi di cassa a rimborso di un finanziamento bancario. Operazione che fino a un po' di lustri fa era difficilmente attuabile in quanto vietata dal codice civile, dopo le ultime riforme del diritto societario con la revisione prima dell'articolo 2358 e successivamente con l'introduzione dell'articolo 2501 bis. Queste operazioni ormai sono state sdoganate e vengono fatte abitualmente. Quindi sono operazioni che anche a livello di diritto societario non sono più passibili di illiceità e quindi vengono realizzate sempre più frequentemente. Il contesto in cui ci troviamo oggi, ed è il motivo per cui noi abbiamo voluto fare questo seminario di oggi con questi contenuti,
Il contesto di oggi è un contesto molto tra virgolette precario a livello economico, di grande incertezza per le società, in quanto sono emerse tante fragilità di tante società che sempre più stanno valutando processi di aggregazione, di internazionalizzazione, e quindi, come vedremo tra qualche momento su qualche slide, tante operazioni che sono state realizzate nel 2000, ad esempio 19, dove abbiamo una rappresentazione puntuale in termini di numeri, direi circa 1.080 operazioni realizzate in Italia, una gran parte sono proprio state fatte da piccole e medie imprese nell'ambito di processi di sviluppo di acquisizione, sia domestici, che rappresentano ancora la metà delle operazioni realizzate, sia cross border, proprio con l'obiettivo di fare progetti di internazionalizzazione. Il settore delle acquisizioni è sicuramente molto importante in questo momento da capire e da gestire adeguatamente, tant'è che la maggior parte dei regolatori governativi mondiali ha rafforzato i cosiddetti meccanismi di controllo. L'Italia stessa, che ha introdotto la Golden Rule nel 2012, l'ha rafforzato ulteriormente nel 2017 e con l'ultimo decreto di liquidità nel 2020, ampliando il numero di settori che devono essere in qualche modo presidiati e tra virgolette controllati, estendendo addirittura alle piccole e medie imprese, laddove siano settori sensibili. Perché? Perché in questo momento di grande difficoltà di mercato, grande difficoltà per tante società, le acquisizioni anche ostili, tra virgolette a basso prezzo, possono essere facilmente realizzate. Noi qualche mese fa abbiamo realizzato un'operazione, siamo stati advisor di una società di piccole dimensioni, parliamo di una società con fatturati sotto i 10 milioni di euro, comprata da una multinazionale statunitense, e lì abbiamo dovuto notificare e far scattare i meccanismi di Golden Rule proprio per avere autorizzazione a queste operazioni. Quindi sicuramente l'attenzione è molto alta e è un mercato molto dinamico. Io vorrei chiedere alla regia di mettere la slide 1, giusto per dare una evidenza un po' della dimensione del mercato e del trend. Il primo grafico, per favore, la slide successiva, ecco questa qua. E qua vediamo praticamente il trend di operazioni di M&A nel mercato italiano. Allora, è un settore che, quello delle attività M&A, sta crescendo. Abbiamo 1.085 operazioni in Italia con un controvalore complessivo di 52 miliardi circa, dove il controvalore medio della singola operazione più o meno è di 48 milioni, ed è in continuità rispetto al passato. Il 2018 in realtà è stato un po' alterato da qualche cosiddetto mega deal, diversamente se dovessimo aggiustare, come si dice, questo dato proprio da questi mega deal, arriveremo a 54 milioni. Questo evidenza una crescita molto importante del numero delle operazioni e di una certa dinamicità proprio di questi percorsi di aggregazione, con l'obiettivo di creare proprio una maggior dimensione e poter competere meglio anche a livello internazionale. Nella slide successiva si vede un po' anche la dinamica, spero che si legga, comunque ve la rappresento io. La gran parte delle operazioni, circa metà delle operazioni, sono realizzate ancora in ambito domestico, quindi Italia su Italia. Un'altra metà di operazioni, in volume ma in controvalore è più o meno uguale, sono cosiddette cross border, dove abbiamo sicuramente una componente rilevante negli intorni del 30%, 29-30%, di operazioni di acquisizione estero su Italia. La slide successiva, per cortesia, fa vedere qualcosa di molto interessante, ed è il motivo per cui abbiamo chiesto al Fondo IGI di partecipare a questo evento. Una buona parte delle operazioni realizzate è proprio realizzato da operatori finanziari, da fondi di private equity. In particolare, se guardiamo il trend dal primo quarter 2019 fino ad arrivare al terzo quarter 20, si vede che le operazioni private equity sono passate dal 32% al 40%. Il motivo è facile da capire: nell'ultimo periodo del 2020,
molte società hanno un attimo congelato percorsi di crescita per linee esterne, trattenendo la cassa in modo prudenziale, mentre gli operatori finanziari che hanno grandi disponibilità di liquidità, soprattutto in questo periodo, hanno fatto un passo avanti e quindi hanno investito in modo significativo. Questo è un trend che è similare a quello che avviene a livello globale. A livello globale le operazioni di M&A realizzate sono più o meno 37.000, di cui circa un terzo sono state realizzate da fondi di private equity. Quindi questo è il motivo ed è il contesto dove ci troviamo oggi. Oggi cosa andiamo a parlare? E a brevissimo lascio la parola a Michele Francassini. Ci concentriamo su come finanziare queste operazioni per linee esterne con il cosiddetto acquisition financing, quindi operazioni di debito strutturato per accompagnare chi le realizza, che siano fondi o corporate, nei percorsi di crescita. E quindi vedremo anche un po' le declinazioni, i tipi di strumenti e le modalità di realizzare le stesse. Ci concentreremo dopo sulle operazioni di leverage buyout. Come dicevo, altro non è che una tecnica per realizzare acquisizioni facendo grande affidamento sulla capacità di creare flussi di cassa della società target. Qualcosa che non è necessariamente solo appannaggio degli operatori private equity che usano questo strumento regolarmente, perché questo permette, se vogliamo, di ridurre la componente di equity per realizzare le operazioni e utilizzare il più possibile la cosiddetta leva finanziaria. È chiaro, leva finanziaria che deve essere strutturata, pesata, in termini di importo, poi di rimborso negli anni, sulla base di un business plan pluriennale, qui possiamo anche togliere la slide, grazie, che permetta di appunto garantire il rientro del finanziamento. Noi ci aspettiamo quest'anno, nonostante l'economia insomma sia in parte in recessione a livello Italia, ma a livello Europa e anche più ampio, se vogliamo, una certa vivacità del mercato, soprattutto perché assisteremo, questo è la nostra view, a una sorta di selezione darwiniana di tante economie. Quindi necessariamente ci sarà chi in modo più virtuoso approfitterà di questo momento per rivedere i propri modelli di business, le proprie strutture, la propria organizzazione e il proprio profilo internazionale. E in questo senso speriamo di riuscire, come abbiamo fatto nel passato, a essere partner all'interno di questi percorsi di aggregazione. Io lascio la parola a Michele Francassini, come dicevo, responsabile finanza d'impresa di Acquisition Finance di Iperbanca. Dopodiché avremo Angelo Mastandrea del fondo IGI, avremo in conclusione una sessione di Q&A dove potrete rivolgere agli oratori insomma le domande che riterrete di voler fare, così da poter favorire un dibattito. Io vi ringrazio e auguro a tutti buon lavoro. Bene, buonasera a tutti, sono Michele Francassini, responsabile della finanza d'impresa di Iperbanca. Sono onorato di essere in questo webinar e quindi vengo dicendo che la finanza d'impresa in Iperbanca opera da oltre 20 anni a supporto delle imprese e si concentra con 3 team sulle attività di shipping finance, di project finance e di acquisition finance. E proprio nello svolgimento di quest'ultima attività abbiamo incentrato appunto il webinar di oggi, che parlerà di acquisizioni di azienda e di leverage buyout. Benissimo, possiamo cominciare con un inquadramento concettuale della crescita. Che cos'è la crescita? La crescita è un movimento dell'azienda da quando nasce, quindi alla sua fase di startup, fino allo sviluppo della maturità. Tendenzialmente si distinguono le crescite per linee interne o per linee esterne. Le linee interne sono tipicamente l'espansione del fatturato, la crescita del fatturato, la diversificazione, l'integrazione. È una crescita che molto spesso è organica, che si basa sulle forze dell'azienda, che vengono poi nel tempo
organizzate, fatte crescere, fatte evolvere, ma che tipicamente richiede un processo medio-lungo. Questo può essere un punto di limite, perché? Perché pensiamo a un mercato magari che evolve in maniera rapida, se l'azienda non si attrezza e non si adegua a quel tempo, potrebbe arrivare tardi come time to market nel suo sviluppo e lasciare spazio ai concorrenti. La crescita per linee esterne invece si consegue tramite le acquisizioni, che è un po' l'argomento appunto cuore dell'intervento odierno. Acquisizioni che possono essere di aziende o di rami di aziende. Molto spesso abbiamo visto multinazionali cedere dei rami d'azienda che venivano acquistate da aziende specializzate magari in quella nicchia di mercato. Il tempo di realizzazione di un'acquisizione per linee esterne è molto più rapido, però comporta anche qui dei rischi. I rischi possono essere i rischi di integrazione. Esiste un costo da pagare. Non a caso si dice che un'acquisizione fa emergere l'avviamento, quindi il plusvalore insito nell'acquisizione di un complesso di beni che viene rappresentato dall'azienda stessa. Non da scartare il tema della crescita legata al passaggio generazionale. Con l'azienda piccola media tipica italiana, molto spesso la carenza di un passaggio generazionale o un processo di managerializzazione dell'azienda può essere un motivo ostativo alla crescita, a volte anche di regressione. Quindi questo è un elemento da tenere in considerazione quando parliamo appunto di acquisizioni di azienda. Quindi, passando alla slide successiva, grazie. Qual è la strada corretta da intraprendere? Come abbiamo detto, ci sono diverse opzioni. Non esiste una ricetta valevole per ogni esigenza. Dipende dalle capacità e dalle competenze che esistono già all'interno di un'azienda, per esempio. Oppure dal time to market, appunto, che serve all'azienda per restare nel proprio mercato di riferimento. In questo senso si è tipicamente rivolti a ragionare in ottica make or buy, guardando il costo opportunità di una crescita per linee interne rispetto a una crescita per linee esterne. In questo senso vediamo quali sono gli strumenti che possono essere messi a disposizione dell'azienda in un percorso di crescita. Passando alla slide successiva, grazie. Partiamo dagli strumenti di debito, ovvero l'azienda quando nasce cresce in primis con quello che è l'apporto iniziale dei propri soci, poi genera man mano un po' di autofinanziamento, ma già in questa fase il debito bancario può essere messo a supporto della crescita aziendale. Pensiamo all'aumento di fatturato, che richiede fondamentalmente due cose: investimenti in capacità produttiva piuttosto che supporto del circolante. Allora, sul circolante si interviene con linee di autoliquidante, salvo buon fine, anticipo fatture, il factoring, così come sull'incremento della capacità produttiva la banca può mettere a disposizione finanziamenti a medio termine, leasing, finanza agevolata e così via. Quando invece l'azienda comincia a richiedere finanza per una crescita per linee esterne, molto spesso si passa su un livello di dialogo e di confronto di un livello un pochino più alto. Che cosa intendo? Intendo dire che, soprattutto se viene richiesto finanza per un'acquisizione, magari tramite la tecnica del leverage buyout che vedremo dopo, si parla sempre più di finanziamenti strutturati. Che cosa si intende per finanziamenti strutturati? Si intende dei finanziamenti che vengono studiati e predisposti ad hoc per lo specifico affare, ovvero si va a studiare l'azienda target, ma se l'acquisizione è condotta da un'azienda a sé stante, anche dell'azienda acquirente, per stabilire qual è il livello giusto di leva, rimborsabile in un arco periodale che tipicamente è di 5-7 anni, e con analisi dei flussi di cassa a disposizione. In questo senso vengono utilizzate anche delle leve importanti,
ma anche dei parametri di controllo che sempre più questi contratti prevedono. Parliamo di covenant. Cosa serve il covenant? Lo vedremo in seguito. Diciamo che è un parametro di monitoraggio per vedere appunto che l'azienda segua nel suo complesso il percorso tracciato nel business plan. Passando alla slide successiva, è giusto anche dire che un percorso di crescita può essere accompagnato da strumenti sotto forma di equity. Se lo strumento di debito non richiede l'apertura del capitale, quindi non c'è diluizione della base sociale, quando si apre il capitale è chiaro che viene messo a disposizione del nuovo socio una certa porzione del capitale. Qui fondamentalmente abbiamo contraddistinto due soggetti: il private equity, che tipicamente lavora sotto un profilo di maggioranza, quindi richiede sempre più spesso, quasi sempre, diciamo, un ingresso con la maggioranza del capitale sociale, piuttosto che l'apertura del capitale tramite quotazioni sui mercati regolamentati. Qui è più facile invece poter ragionare di apertura del capitale per quanto riguarda una minoranza del capitale sociale. Sono due strumenti diversi, in particolare sul mondo delle quotazioni avremo occasione di parlare diffusamente nel prossimo webinar, mentre quando si ragiona con operatori di private equity, e questo sarà l'argomento conclusivo di questo webinar, ci sono elementi in più. Il private equity non porta solo equity per l'acquisizione, porta competenze, porta management e in un certo senso risolve anche il tema del passaggio generazionale. Passiamo pure alla slide successiva, grazie. Che cos'è un leverage buyout? Leverage buyout è una tecnica di acquisizione di una società tramite tipicamente una società appositamente costituita, questa NewCo, nuova società. La nuova società acquisisce in genere la totalità del capitale sociale di una target, dopodiché, avendo contratto debito per questa acquisizione, utilizza il flusso di cassa della società acquisita per pagare e rimborsare il debito appunto contratto. Attenzione, possiamo dire possiamo affermare una cosa, che target, se prima non società di un certo tipo, dopo leverage buyout sicuramente sarà una società diversa, perché per effetto della fusione che intercorre tra la NewCo e la target si troverà ad avere sul proprio stato patrimoniale un nuovo debito che prima non c'era. Vedremo anche questo effetto con un esempio conclusivo. Esistono diverse tipologie di buyout a seconda del soggetto promotore. Prego la regia di andare alla slide successiva. A seconda del soggetto promotore, quindi può essere un buyout promosso dal management che già è all'interno dell'azienda e che la conosce, oppure dal management che viene da un'altra esperienza ma che ha interesse ad acquisire una società target. Esistono molto spesso anche casi di family buyout, ovvero pensate alle aziende controllate due o tre rami familiari dove c'è un ramo che vuole acquisire la proprietà detenuta da altre famiglie che magari non sono più interessate alla conduzione aziendale e innestano appunto tramite la tecnica del leverage buyout un'acquisizione. Infine, e sono una parte considerevole delle acquisizioni che abbiamo visto nelle slide introduttive, esistono i corporate buyout, ovvero aziende che comprano altre aziende. Lo possono fare assumendo direttamente il debito in capo all'azienda acquirente oppure utilizzando la tecnica del leverage buyout. Questo per traslare parte del prezzo finanziato direttamente sull'azienda target e utilizzarne il relativo flusso di cassa. Possiamo andare oltre? Benissimo. Ecco, io ci terrei a dire una cosa, che non tutte le aziende sono papabili per un leverage buyout. Che cosa intendo dire con questa affermazione? Che le aziende che possono sopportare il leverage buyout devono rispondere a certi requisiti. Pensiamo, per esempio, a un'azienda che ha già
un elevato livello di leva, se di leva finanziaria, se c'è già molto debito su un'azienda target, difficilmente potrò avere la possibilità di innestarne di ulteriore, perché i flussi di cassa prospettici devono rimborsare non solo il debito nuovo, ma soprattutto quello già esistente. Le aziende vengono valutate anche per il management che le conduce. Perché? Perché è importante avere un management capace di operare nel mercato e poter perseguire un business plan. Si analizza sempre il posizionamento dell'azienda all'interno del mercato. Questo perché bisogna essere molto attenti non solo al contesto competitivo attuale e passato, ma soprattutto all'evoluzione futura. Il tutto perché? Perché poi la banca, insieme al soggetto promotore, analizza un business plan e da questo ne ricava un flusso di cassa che deve essere destinato a rimborso del debito contratto per il pagamento del prezzo. Che strutture vengono fatte per un leverage buyout dipende un pochino dal contesto di mercato e settore e anche dalla dimensione dell'azienda. Diciamolo, oggi il mercato vede operazioni di management, di leverage buyout, pardon, con durate comprese tra i 5 e i 7 anni. Le leve misurate a livello di rapporto PFN-EBITDA stanno sempre bene o male in un range di due volte e mezzo fino a quattro volte e mezzo in alcuni settori e per certi casi particolari si arriva anche alle 5 volte. Le garanzie, esistono garanzie tipiche per il leverage buyout. Pensate, abbiamo una newco, una target, sicuramente un leverage buyout richiede impegno sul capitale sociale di newco e sul capitale sociale di target. In alcuni casi si può avere anche a garanzia qualche asset posseduto da target. Ci sono delle limitazioni specifiche, le vediamo brevemente in un passaggio successivo. Molto spesso, anzi sempre, questo genere di operazioni presenta dei presidi tipici, parliamo di covenant, ovvero un controllo fatto sui risultati a posteriori legati alla corrispondenza rispetto al business plan iniziale, il tutto per tenere monitorato l'andamento aziendale che non devi percorso rispetto a quello che era stato tracciato all'inizio dell'operazione. Inoltre, sempre più negli ultimi anni c'è una attenzione nel fornire finanza non solo per il pagamento del prezzo, ma anche a supporto dello sviluppo del business plan. Mi riferisco alle cosiddette linee ancillari, ovvero un'azienda che deve intraprendere un percorso di crescita dopo aver affrontato un percorso di buyout vuole molto spesso avere certezza di avere il funding necessario. Quindi se siamo in un mercato in crescita dove cresce il fatturato ma crescono anche le esigenze di circolante, molto spesso viene associata una linea revolving a medio termine per garantire il supporto temporaneo alle esigenze di cassa. Oppure ho un mercato molto frazionato e quindi con l'azienda acquisita posso andare poi ad acquisire altre piccole aziende per creare un gruppo di maggiori dimensioni. In questo senso le linee ancillari a disposizione possono essere delle linee capex per investimenti, che possono essere acquisizioni ma anche incremento della capacità produttiva. Se lavoro per esempio su commessa potrei avere necessità di linee di firma, il tutto in un unico pacchetto finanziario. È chiaro che lavorando con finanziamenti a leva il costo relativo non è lo stesso di un costo di un finanziamento per crescita per l'interno, c'è un costo maggiore, il tutto è sempre legato ovviamente al rischio intrinseco dell'operazione, all'aumentare della leva corrisponde un costo maggiore del debito finanziario. Vediamo, possiamo passare oltre, Regia, grazie. Vediamo in estrema sintesi come si realizza un leverage buyout. Abbiamo uno schema, la prima fase ovviamente è la costituzione della newco, ci sono i soci che costituiscono questa società ex novo, dopodiché la dotano con un aumento di capitale, di risorse finanziarie, alle quali vengono associate risorse finanziarie raccolte con
con debito, tipicamente appunto debito per leverage buyout. Con questi danari si compra l'azienda target, quindi si paga un prezzo, ok, e come atto ultimo intercorre la fusione tra la società Newco e la società target. Vediamo adesso un pochino più nel dettaglio la tematica della fusione. Esistono due tipi di fusione. La fusione propria, dove due o più soggetti danno vita a un soggetto nuovo, quindi con una nuova partita IVA che è diversa dalle partite IVA preesistente, o la fusione cosiddetta per incorporazione. La fusione per incorporazione invece lavora su un altro fronte, ovvero ci sono due società, due, anche più società, e una di queste ingloba le altre, fonde dentro sé le altre. Quindi abbiamo una partita IVA che continua a sopravvivere. Okay. Tipicamente si parla di fusione diretta o di fusione inversa. Passiamo alla slide successiva. La fusione diretta è quella dove la nostra Newco fonde dentro sé la società target, la fusione inversa è esattamente il contrario. La società target fonde dentro sé la società Newco. Non sono esattamente uguali. Anche in questo caso occorre valutare molto attentamente il pro e il contro dell'una e dell'altra. Faccio qualche esempio concreto. Se utilizziamo la fusione diretta, avremo sicuramente una semplificazione contabile, ma Target perderà la propria partita IVA. Quindi c'è un costo poi di segnalazione, fornitori, clienti, volturazioni, magari qualche costo fiscale perché c'è un immobile da volturare, eccetera, eccetera. Viceversa, la fusione indiretta, inversa, comporta magari qualche complessità in più dal punto di vista contabile, però permette di mantenere in vita la società target, quindi la partita IVA di target. Questo risulta per esempio essenziale, indispensabile laddove l'azienda abbia autorizzazioni, licenze o concessioni che al cambio di partita IVA correrebbero il rischio magari di essere revocate. E quindi capite bene l'impatto che potrebbe avere questa cosa sul business aziendale. Un breve flash adesso invece su quelli che sono gli aspetti normativi. È un flash, quindi vorrei solo spiegare che cosa è successo nel tempo al leverage buyout. Il leverage buyout, abbiamo detto, in origine non era previsto nel codice civile, poi è stato via più integrato, non solo, anche l'Agenzia delle Entrate poi ha dato tutta una serie di chiarimenti che hanno sdoganato anche dal punto di vista fiscale la liceità dell'operazione. Liceità dell'operazione che però passa da previsioni specifiche del codice, ovvero innanzitutto c'è una tutela dei terzi, ovvero abbiamo detto che l'azienda target dopo un leverage buyout non sarà più la stessa, avrà più debito, quindi tendenzialmente possiamo dire sarà più rischiosa di prima. Cosa ha previsto il legislatore? Ha previsto che quando si va a fare un processo di fusione, un procedimento di fusione, debbono essere soddisfatti tutta una serie di requisiti che sono a tutela dei terzi. Okay? Quindi c'è una pubblicità, c'è una motivazione, c'è anche una spiegazione di quelli che saranno i flussi a rimborso del debito contratto. Questo appunto per la tutela dei terzi. C'è un'altra tutela che è stata posta dal legislatore, che è quella relativa alle garanzie che possono essere rilasciate da Target. Ovvero, Target non può, e se non entro certi limiti, dare garanzie per il debito contratto da Newco per acquisire se stessa. La fusione, in questo senso, riesce a far passare oltre questo problema, ovvero finché le due società restano distinte, tendenzialmente le garanzie, gli asset di Target non possono garantire il debito di Newco, se non entro certi limiti ben dettagliati. Mentre per quanto riguarda il post-fusione, invece, vi è libertà di concessione di queste garanzie. Da ultimo, un piccolo esercizio, prego, grazie, la slide dopo, per far vedere appunto dal punto di vista numerico quello che è l'effetto di una fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.
Abbiamo sempre la nostra NewCo e la nostra Target. Vedete che appunto nelle fonti la società NewCo ha ricevuto una dotazione di capitale per 10 milioni e di debito senior di 7 milioni e 2. A che cosa servono questi denari? Per pagare un prezzo da 16 milioni e costi di transazione da 1 milione e 2. Andando alla slide successiva, abbiamo fatto un esercizio molto semplice per far vedere che Target, che aveva un suo totale attivo e totale passivo di un certo tipo, post fusione vede variare fondamentalmente due voci: patrimonio netto, che è il patrimonio netto della NewCo, e disavanzo da fusione, ovvero il risultato derivante dalla revisione del valore della partecipazione e il patrimonio netto della Target. Notate benissimo come il totale attivo della società post fusione sia completamente diverso da quanto era prima. Disavanzo di fusione, che cosa ci rappresenta? Il plus valore, l'avviamento pagato per questa acquisizione. Anche il conto economico subisce delle variazioni, non l'abbiamo rappresentato per semplicità. Pensate banalmente all'aumento degli oneri finanziari che deriva dall'assunzione dell'indebitamento, così come l'ammortamento del disavanzo di fusione, salvo che appunto sia un bilancio IAS, ma dopo lì c'è il tema dell'impairment test sul valore dell'avviamento. Possono esserci anche costi che impattano sopra l'EBITDA, per esempio per costi cessanti o costi emergenti. Se per esempio il proprietario precedente pagava emolumenti sopra la media, potremmo avere dei risparmi, quindi un beneficio sull'EBITDA. Viceversa, bisogna sempre considerare che se c'è un innesto di nuovo management ci saranno nuovi costi da dover poi remunerare con la redditività aziendale. Bene, io con questo ho concluso il mio intervento, lascerei di nuovo la parola a Massimo Palumbo per la presentazione del nostro ospite. Buonasera. Sì, introduciamo adesso il appunto, dottor Angelo Mastrandrea, partner del fondo IGI. L'obiettivo è di avere da parte sua una breve presentazione sia del fondo che dell'operatività in generale dei fondi di private equity, con particolare attenzione a quello che può essere nell'ambito dei percorsi di crescita per linee esterne il ruolo dei fondi non solo a livello finanziario come portatori di liquidità, ma nell'ambito proprio di una crescita della società per quanto riguarda anche cultura manageriale. Quindi a valle dell'intervento cerchiamo di interagire con un po' di domande e con tutti voi. E quindi passo la parola al dottor Mastrandrea, sperando che la connessione funzioni. Eccolo. Ci siamo riusciti, mi sentite? Direi di sì, ti sentiamo. Perfetto. Scusate, abbiamo avuto qualche contrattempo. Grazie, allora, grazie Massimo Palumbo e Michele Fracassini, ovviamente grazie a Banca B per questa opportunità. Solo una piccolissima e brevissima presentazione di IGI. IGI è una società di gestione di fondi di private equity, credo una delle più longeve sul mercato italiano. IGI è stata costituita nel 97, quindi di fatto sono passati più di 20 anni da quando Interbanca decise di fondare IGI Private Equity. IGI diventa autonoma, di fatto partecipata dai partners nel 2006 e nel 2010 cambia di fatto strategia di investimento focalizzandosi su buyout di maggioranza. Fino al 2010 IGI era stata focalizzata più su operazioni di minoranza al fianco dell'imprenditore. Oggi IGI gestisce circa 250 milioni di asset e l'ultimo fondo, che si chiama IGI Investimenti 6, è un fondo del 2020 che ha una dotazione patrimoniale di 170 milioni di euro e con il quale abbiamo già fatto due operazioni.
Come dicevo, IGI investe in capitale di rischio di aziende private, da qui il termine private equity, e a sostegno di questa strategia di investimento abbiamo deciso come partner, io, Paolo Merlano e Matteo Cirla, di investire anche una parte rilevante delle nostre risorse nei fondi che vengono gestiti dall'SGR, e questo per avere un perfetto allineamento anche con gli imprenditori o i manager delle aziende in cui decidiamo di investire. Abbiamo come focus il mid-market, quindi le piccole e medie aziende italiane tra i 20 e i 50 milioni di fatturato, ovviamente con l'opportunità di essere un po' più flessibili. Come storia e come background abbiamo quello industriale e manifatturiero, e quindi oggi possiamo dire che IGI ha questo come core business. Quindi noi investiamo in aziende che realizzano prodotti industriali o forniscono servizi all'industria e all'attività manifatturiera. Abbiamo un approccio abbastanza peculiare, siamo molto presenti in azienda e cerchiamo anche di fare pochi investimenti, proprio perché una delle maggiori lamentele da parte degli imprenditori o dei manager che vedono un'operazione di private equity è quella di non avere o non sentire una presenza importante di supporto nella gestione. Molto interessanti quelli che sono i business che operano su trend strutturali di lungo periodo, e questo è un altro elemento che ci differenzia rispetto a fondi con focus diversi. Quindi per noi tutto quello che è un trend di breve, quale può essere il mondo del fashion, il mondo della moda, o anche alcuni trend che sono più legati a eventi del momento, ecco, non sono pane per i nostri denti. Quello che noi preferiamo investire nel lungo periodo, quali l'invecchiamento della popolazione, quali il trend dell'automazione e via discorrendo. E questo per avere un giusto equilibrio in termini di rischio e ritorno sul capitale investito. Certamente, come diceva e come ricordava Massimo Palumbo, il tema delle operazioni di private equity non è solamente mettere a disposizione risorse finanziarie. Oggi soprattutto le risorse finanziarie non sono un bene scarso, anzi ce n'è in sovrabbondanza. Quello che è importante invece è cercare di portare competenze, portare supporto al controllo di gestione. Ovviamente non possiamo portare competenza sul prodotto, non possiamo portare competenza sul processo produttivo, possiamo però, come dire, avendo visto centinaia e centinaia di aziende, confrontarci con l'imprenditore o con i manager laddove c'è la possibilità di fare dei miglioramenti. Miglioramenti che non sono solo miglioramenti da un punto di vista operativo, ma che sono soprattutto miglioramenti da un punto di vista di assetto organizzativo. E questo è uno dei principali temi del mercato italiano, delle piccole e medie aziende del mercato italiano, che di fatto molto spesso hanno la mancanza di un assetto organizzativo, quindi di una struttura un po' più manageriale, e soprattutto hanno una mancanza di dimensione per poter competere sui mercati internazionali. Su questi due aspetti noi lavoriamo in maniera molto invasiva, portando competenze, portando esperienze e facendo capire a soprattutto gli imprenditori che un assetto organizzativo più imprenditoriale nel lungo periodo, soprattutto quando si arriva ad un determinato livello in termini di dimensione, di presenza italiana o estera, può essere un limite allo sviluppo e soprattutto in un concetto di autonomia delle aziende. Il secondo aspetto a cui facevo riferimento prima, che è quello più dimensionale, anche da questo punto di vista il nostro supporto è molto importante, sia da un punto di vista di crescita per via interna, il che vuol dire rafforzare la struttura organizzativa, assumere persone, fare investimenti anche più di quelli che si facevano prima del nostro ingresso, e come seconda linea di sviluppo quello delle acquisizioni. Ovviamente le acquisizioni devono essere fatte con una logica, con un razionale, devono essere fatte in maniera coerente con quello che è il piano industriale, con gli obiettivi che ci si vuole porre, ma di fatto rappresentano una scelta obbligata per raggiungere una dimensione tale per poter competere su un campionato che sempre di più sta diventando quello internazionale. Per ultimo, il fondo di private equity può essere considerato uno sparring partner, perché molto spesso gli imprenditori sono frenati nelle loro scelte di investimento
da un punto di vista anche di rischio, di orizzonte temporale, di coinvolgimento personale. Ecco, avere un fondo con cui si può confrontare, con cui si può discutere, con cui si possono anche fare delle valutazioni di quelli che sono i plus e i minus di un determinato progetto, ecco, questo è un elemento assolutamente importante. Ritorniamo al concetto di leverage buyout, perché è un po' l'argomento di oggi. L'ultimo elemento è che ovviamente il fondo di private equity cerca anche una efficienza nell'allocazione, nella struttura delle risorse finanziarie che vengono investite e impiegate in azienda. Ecco, quindi la leva per noi è certamente un acceleratore di performance, ma come ho detto in altre circostanze, con un'altra platea, per noi l'importante non è che il business plan, il piano dell'azienda sia a supporto e a servizio del rimborso del debito, ma è assolutamente l'opposto. E quindi quello che noi facciamo è settare e strutturare un debito finanziario per l'acquisizione solo dopo aver verificato quali sono gli obiettivi che l'azienda si pone. E quindi è un debito che è a servizio di un piano e non viceversa. Questo vuol dire che cerchiamo di capire quali sono le redditività delle aziende in cui decidiamo di investire, cerchiamo di capire quanta cassa deve essere dirottata alla gestione normale del business e alla gestione della crescita, e deriviamo che solo una piccola parte, una parte che non alteri questi obiettivi di medio-lungo periodo, possa essere destinata al rimborso del debito. Ecco, questo ci caratterizza e ci differenzia anche rispetto a fondi un po' più grandi e fondi un po' più aggressivi da un punto di vista di debito finanziario. Grazie. Angelo, ti faccio una domanda. Prima dicevo la gran parte delle operazioni, circa un terzo a livello globale delle operazioni di acquisizione, vengono supportate finanziariamente, realizzate da fondi di private equity. Fondi che, da un ultimo rapporto che leggevo di KPMG legato al modello M&A, oggi hanno disponibilità nell'ordine dei 1.500 miliardi di dollari, e quindi sono protagonisti sicuramente importanti. Anche l'Italia ha avuto degli sviluppi interessanti in termini di trend nel settore, appunto, delle acquisizioni e della partecipazione in questo mercato dei fondi. L'economia italiana è fatta da piccole e medie imprese. Mi è capitato spesso, dicono qui, con tanti imprenditori che stanno valutando la possibilità di aprire il capitale al fondo, perché, essendo familiari, hanno, e quindi spesso il management coincide con i soci di famiglia, hanno un po' di timore nel aprire casa loro a un fondo che, come dici tu, in alcuni settori, in alcuni contesti, siete anche invasivi, perché avete chiaramente degli obiettivi molto chiari e stringenti. Quindi, come si concilia la governance quando c'è ancora presente la famiglia, che magari si è diluita perché è entrato il fondo, e quindi come si equilibra il rapporto con i soci venditori? Allora, questo è certamente un argomento molto interessante di discussione. Di base, ovviamente, c'è uno grande spartiacque tra le operazioni di minoranza e le operazioni di maggioranza. E questo è un elemento importantissimo poi per capire alcuni profili maggiormente semplificati nelle prime e un po' più strutturati e complessi nelle seconde. Di base, però, quello che noi facciamo quando ci interfacciamo con un imprenditore o con una famiglia di imprenditori che ha la necessità di vendere per un passaggio generazionale, oppure per affrontare delle sfide che necessitano maggiore capitale, maggiori competenze, facciamo una domanda molto semplice, che è quella: va bene, noi siamo un fondo, abbiamo delle caratteristiche, ci piace investire in determinate aziende, ecco, ma che cosa si aspetta la famiglia dell'imprenditore o l'imprenditore dal fondo di private equity? Ecco, perché molto spesso da questa chiacchierata nasce anche un po' la struttura dell'operazione e soprattutto la struttura della governance. Ovviamente il fondo ha un obiettivo, che è quello che ci siamo detti, di realizzare un investimento profittevole. Per realizzare l'investimento profittevole, ovviamente, si deve lavorare su tutte quelle direttrici che ho rappresentato prima, ma una cosa deve essere chiara, che il fondo deve disinvestire in un orizzonte temporale
di 4, 5, 6 anni, poi a seconda del progetto sottostante. Ecco, quindi, perché sono soggetti che hanno una scadenza. Che sono soggetti di un certo tipo. Assolutamente, sono soggetti che hanno una scadenza e quindi le regole di governance sono legate prettamente a due aspetti. Il primo è quello di come ci si dovrà comportare nell'ambito della gestione e quindi si prevedranno degli assetti in termini assembleari, degli assetti in termini di consiglio di amministrazione che permetteranno ai gestori, ai manager, all'imprenditore di continuare a gestire l'azienda come hanno fatto in precedenza. Ovviamente con alcuni limiti sulle operazioni straordinarie, sulle operazioni più impattanti da un punto di vista strategico della vita aziendale e con un confronto quotidiano anche in termini di strategia per dove si vuole andare. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, che è quello invece su cui non si può derogare e deve essere molto chiaro, è che poi l'obiettivo è quello di arrivare ad una cessione della propria partecipazione. E quindi di fatto quello che viene normato nell'ambito di quella che è la tipica governance è cosa succede quando arriva il momento in cui il fondo deve disinvestire. E quindi si prevedono sia delle casistiche in termini di come si immagina l'exit decorso in un orizzonte temporale, sia dei diritti e degli obblighi da parte del socio di minoranza di vendere insieme al socio di maggioranza, così come degli obblighi da parte del socio di minoranza che ovviamente si deve concretizzare, si deve lavorare per fare le cose bene perché si realizzi un exit. Ecco. Però l'importante è che ci sia una comprensione chiara di quelli che sono gli obiettivi che si pone l'imprenditore o i manager o diciamo quando si realizza un'operazione di buyout sponsorizzata da un fondo di private equity. Diciamo che il socio fondo di private equity è non apporta solo risorse, non tanto risorse, ma competenze manageriali nell'ambito di una visione di medio periodo che alla fine si conclude con un disinvestimento che, attenzione, potrebbe essere un disinvestimento con una prova in borsa e quindi con i soci inizialmente venditori che rimangono ancora attivi e operativi nella società. Tu prima dicevi operazioni di maggioranza o minoranza cambia tanti, su questo è un punto magari su cui ti chiederei proprio un brevissimo commento. Tanti imprenditori dicono non faccio un'operazione di maggioranza perché non voglio avere troppi limiti decisionali in termini di governance, cioè preferisco magari pensare alla minoranza. Io dico sempre, però tu integrami o correggimi, cambia poco, perché alla fine quando un soggetto finanziario, un private equity, entra come socio di maggioranza o di minoranza e chiude dei patti parasociali, degli accordi già di disinvestimento, tali da in qualche modo gestire adeguatamente la governance, anzi forse più è minoranza più saranno stringenti le patrizioni parasociali di governance e di disinvestimento. Quindi, lato tuo, come cosa sul punto specifico, giusto per dare una più. Ma diciamo che differenze. Diciamo, il tema dell'operazione di minoranza è più un tema legato a un momento forse diverso rispetto a quello in cui si possono concretizzare delle operazioni di maggioranza, ecco, almeno per nostra esperienza. L'operazione di minoranza è quando l'imprenditore magari non si trova a dover gestire un tema di passaggio generazionale o quando ha delle contingenze su cui vuole chiedere aiuto, che possono essere un investimento molto importante, possono essere un'acquisizione, possono essere un supporto per l'internazionalizzazione perché magari l'azienda non si è mai confrontata con questi aspetti. E quindi, quello che succederà sarà che un fondo entrerà in minoranza nel capitale e avrà l'obiettivo di massimizzare il suo investimento, ovviamente sapendo che l'imprenditore manterrà una quota di controllo e difficilmente accetterà che all'exit ci possa essere una cessione del 100%. Quindi i presupposti sono diversi, ma d'altra parte un fondo in minoranza chiederà una serie di tutele molto più stringenti, come dici tu, proprio perché non ha neanche le leve di governance per poter incidere in una gestione nel caso in cui le cose non vadano nella direzione. Certo.
soprattutto in termini di exit e di controllo dell'operatività. Da un punto di vista invece di operazioni di maggioranza, ecco lì ci sono delle riflessioni un po' più ampie e ci sono dei motivi che spingono l'imprenditore ad un'operazione di maggioranza, ma sono quei motivi che poi determinano con maggiore o con una maggiore probabilità l'accettazione da parte dell'imprenditore che l'obiettivo principale non è tanto quello di fare un percorso e poi di ricomprarsi l'azienda, ma l'obiettivo principale è quello di dare un'autonomia alla propria azienda. E questo noi lo vediamo quando ci sono imprenditori che non hanno ricambio generazionale interno, oppure quando gli imprenditori si rendono conto che l'azienda, per continuare a operare sul mercato globale, deve avere una base più solida. In questo senso l'obiettivo principale non è mantenere il controllo, c'è una netta separazione tra la proprietà e il gestore. L'obiettivo principale, vi posso garantire, è quello di assicurare una vita quanto più lunga possibile autonoma alla propria azienda. Un'azienda che deve quindi trapassare l'imprenditore, che deve trapassare il fondo, che magari passerà nelle mani di un altro fondo, ma l'importante è che ci sia una organizzazione, quindi fatta di persone, di manager, più forte, più strutturata, che possa evitare il rischio one man band o che l'imprenditore non abbia certo. Il futuro. Certo, una domanda che è arrivata è stato come un fondo può aiutare a gestire temi di passaggio generazionale. Adesso prima di lasciarti la risposta mi permetto anch'io di dare una parziale risposta. Il fondo per gestire problemi e tematiche di passaggio generazionale può essere una risposta. Noi nel passato abbiamo realizzato in contesti familiari dove c'erano tematiche di passaggio generazionale operazioni cosiddette di family buyout, dove un membro, uno dei componenti soci della famiglia, ha comprato di fatto gli altri soci, le quote di partecipazione alla società degli altri soci, utilizzando proprio lo schema dell'average buyout di cui abbiamo parlato prima, quindi con costituzione di una newco, nel caso di ultimo che mi ha trattato, con conferimento della newco a titolo di equity della propria partecipazione e con l'utilizzo di leva finanziaria concessa nel caso specifico da BPM Banca a supporto finanziario dell'acquisizione. Da lì a poco è seguita la fusione che permette di fatto di avvicinare il debito che è inizialmente in newco ai flussi di cassa che sono in target. Quindi sono operazioni con il passaggio nazionale che possono anche avere una gestione interna alla famiglia, laddove vi siano anche disponibilità ovviamente finanziarie minimali, però coerenti con l'operazione in argomento, per poterla realizzare. Quindi quella è la tecnica. Dopodiché, adesso lascio la parola a te, Angelo, su che tipo di contributo possono dare i fondi. Tra l'altro mi unisco un'altra domanda che è arrivata, che ti rivolgo direttamente, è quali sono le dimensioni minime per poter accedere a... non tanto e non solo al fondo IGI, ma in generale un operatore finanziario. Poi oggi magari qui ti chiederei se vuoi anche due parole, questa è una domanda che faccio così al volo, fuori sacco. Si sono affacciati da un po' di anni operatori cosiddetti club deal che realizzano, costituiscono società, raccolgono capitali da un po', dico family and friends, ma soggetti interessati a fare a questo tipo di avventura e fanno un po' un surrogato del fondo di private equity. Magari ti chiederei anche su questo punto di darci una tua opinione. Sì, va bene. Allora comincio dalla fine. Quindi ovviamente oggi il mercato del private equity in Italia è un mercato maturo, quindi di base ce n'è per tutti i gusti. Quindi noi ora stiamo focalizzando l'attenzione sulle operazioni di buyout, sulle piccole e medie aziende italiane, però è opportuno evidenziare che ci sono degli operatori che hanno un focus su aziende ancora più piccole, quindi aziende che non sono in una fase di startup, ma sono semplicemente più piccole, magari sono in una super nicchia, magari fanno dai 6 ai 15 milioni di fatturato. Ecco, ci sono dei fondi che hanno come focus questo, cioè le aziende che sono ancora più piccole rispetto a quelle che noi consideriamo piccole e medie imprese. Poi ci sono dei fondi più specializzati in operazioni di minoranza, ci sono dei fondi più specializzati in quelle di maggioranza, ci sono dei fondi che accettano di investire da qualche milione di euro fino a
5-6 milioni di euro, e poi ci sono dei fondi come IGI che cercano di investire tra i 15 e i 25-30 milioni di euro, e poi ovviamente ci sono i fondi a salire che possono investire qualsiasi cifra. Ci sono i fondi che investono in operazioni di turnaround, di ristrutturazione finanziaria, industriale, ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti i gusti, quindi da questo punto di vista io dico non c'è un limite minimo, non c'è un limite massimo. Ci sarà sempre un operatore che avrà la voglia di investire in un'azienda. Ecco, le aziende però devono avere determinate caratteristiche. Gli operatori finanziari sono degli operatori che cercano di individuare delle aziende che hanno alcune caratteristiche rispetto a quella che è la loro strategia di investimento. Ecco, quindi non è un tema di dimensione, ma è un tema di cercare di incrociare le richieste, le caratteristiche della strategia dell'investitore, che, come dici tu, può essere club deal, può essere un investitore addirittura bancario, perché certo. Anche le banche cominciano, diciamo, per un periodo hanno sospeso l'attività di investimento, in altri periodi fanno anche co-investimenti. Ecco. Da un punto di vista invece di supporto del fondo al passaggio generazionale, ecco, questo dobbiamo dire è un supporto molto forte, molto invasivo, non perché sia invasivo nei confronti dell'imprenditore, ma perché richiede delle attenzioni molto, molto, molto forti. Di base l'imprenditore molto spesso non si è mai confrontato con un assetto organizzativo diverso rispetto al suo. E molto spesso per gestire questo passaggio generazionale l'imprenditore difficilmente potrà essere sostituito con un altro imprenditore. Mediamente quello che si fa è sostituire l'imprenditore con il tempo con una serie di figure. Magari l'imprenditore è abituato a conoscere e a gestire tutti gli ambiti della gestione, molto spesso noi vediamo che l'imprenditore magari è sostituito con un pool di manager, 2, 3, 4, 5, a seconda della complessità e della dimensione dell'azienda. Ecco, questo è il primo passaggio, far capire all'imprenditore che il passaggio generazionale può voler dire anche cambiare mentalità, cambiare mindset, pensare che non si deve cercare un imprenditore, perché non lo si trova, ma bisogna cercare un gruppo di persone che possano sostituire l'imprenditore. Questo passaggio è un passaggio culturale di confronto molto lungo. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto è ovviamente quello di agevolare questo passaggio con il fondo che può fare da materasso, perché molto spesso il confronto diretto tra l'imprenditore e un manager è un confronto che può portare a delle discussioni critiche, a dei confronti molto accesi, e quindi di fatto il fondo, avendolo fatto in tante circostanze, in tanti casi, agevola e fa, insomma, evolvere l'imprenditore in una direzione diversa. Ma quello che è importante da capire è che l'obiettivo che ha il fondo è quello che ha l'imprenditore, ossia di cercare di organizzare un'azienda che possa essere autonoma. In passato noi abbiamo investito in aziende gestite da imprenditori pluriottantenni che avevano come unico obiettivo quello di dire: bene, io non posso portarmi l'azienda al di fuori di dov'è. Quello che dobbiamo fare è cercare di renderla autonoma, perché sopravviva l'imprenditore, sopravviva al fondo, e che continui a procurare benessere alle aziende, alle famiglie che ci lavorano. Ecco, quindi questo è come noi pensiamo che si possa gestire un passaggio generazionale. Bene. Con tanto lavoro e tanto confronto, facendo evolvere quotidiano. Esatto. Bene, un'ulteriore domanda. Sto investendo un po' di domande. Ci chiedono quanto resta solitamente un fondo nella società. Poi mi permetto di dare una risposta io, giusto per economia di tempo. Il fondo, poi correggimi Angelo se dico una cosa poco corretta e precisa. Il fondo, come diceva prima dottor Massandrea, è un soggetto finanziario che, non essendo un filantropo, lo fa con l'obiettivo di guadagno e di incrementare e di avere un rendimento da questo investimento. Quindi solitamente ha un obiettivo temporale di medio periodo, 3-5 anni, come diceva prima il dottor Massandrea. Chiaro, se poi arriva l'occasione della vita dopo un anno, sanno che
diversi avvisi, diversi accordi, eccetera, e magari tutti decidono di vendere. Però c'è un obiettivo di medio periodo. Spesso ci può essere un fondo che accompagna una società in un primo sviluppo, dopodiché c'è un altro fondo che può subentrare in sostituzione del primo per fare una fase successiva. Direi che mediamente dal nostro osservatorio parliamo di 4, 5, 6 anni è il tempo medio dell'investimento. No? Cioè, direi assolutamente che... sì, diciamo che quello che guida è il progetto industriale sottostante. Quindi, direi che una cosa importante da evidenziare, come diciamo prima, è che in ogni operazione di investimento di un fondo, il fondo prima di investire deve capire se può disinvestire. Quindi è fatto tutta una serie di accordi proprio di disinvestimento, dove si parte e dove si ragiona proprio su quelle che possono essere le way out. In alcuni casi vengono negoziate col venditore delle opzioni, magari di acquisto, in alcune finestre temporali per permettere a coloro che volessero continuare a rimanere leader, azionisti di maggioranza della propria società, di magari eventualmente effettuare anche degli acquisti e dei riacquisti. Una domanda che mi hai fatto è: nell'operazione del BO è il fondo che solitamente organizza il debito? Punto di domanda. Ma allora, questa è una domanda che porta anche ad un interrogativo. Certamente è il fondo che organizza il financing e interagisce con le banche come BPER. Ovviamente l'operazione di buyout porta con sé un po' di complessità poi di gestione successiva. I contratti di finanziamento, diciamo, sono un po' più strutturati rispetto a quelli tipici corporate a cui gli imprenditori sono abituati. Direi anche un po', diciamo, un po' più cari, ma perché il rischio è maggiore. Ovviamente dalla discussione su questi temi ne deriva che molto spesso quello che fa il fondo è cercare di far capire all'imprenditore che un'operazione di questo tipo può portare delle complessità che poi debbano essere gestite internamente con delle risorse adeguate. Ecco. E questo è un altro elemento di confronto, diciamo, quotidiano con gli imprenditori, laddove il fondo tende ad una maggiore strutturazione interna, quindi magari con delle figure dedicate quali CFO. Chiaro. Che spesso manca proprio... Tante aziende mancano di CFO e di controllo di gestione, vedo che nella gran parte delle prime azioni che fanno i fondi è proprio implementare queste funzioni in modo tale che funzionino come degli orologi. Avremo altre domande, però stiamo andando veramente oltre il tempo massimo e più che altro rischiamo di andare fuori proprio da quella che era la scaletta. Chiedo solo una cosa: abbiamo il polls che richiediamo se possibile di compilare, perché almeno ci arrivano dei feedback interessanti anche per migliorare i prossimi eventi. Io non so, Angelo, se tu vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti io congederei tutti. Grazie della partecipazione a tutti i presenti, e ovviamente ancora grazie a BPER per l'invito. Un'ottima banca di relazione con cui abbiamo sempre piacere a confrontarci e a discutere. Bene, grazie. Io ringrazio tutti coloro che hanno assistito e possono tra l'altro rivedere l'evento di oggi, vi daremo poi il link. Il materiale che è stato reso disponibile prima dal dottor Fracassini sarà anch'esso inviato a tutti i partecipanti. Chi avesse delle domande ulteriori le può proporre nella mail che vi verrà fornita. Io vi ringrazio e vi do appuntamento, qualora fosse interessati, l'appuntamento appunto del 18 di febbraio, nel quale parleremo di copertura finanziaria delle operazioni di crescita mediante quotazione all'EIM. Quindi ci vedremo chi vorrà il 18 di febbraio. Grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci. Ciao Angelo, grazie mille. Arrivederci.